andare nelle orecchie. Certo che potevano. Non. Aiuta! Io sono Federica, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con voi con questi prodotti, strane cose, prodotti di bellezza coreani. Eh sì, perché voglio provarli. Perché? Perché io non ho niente di meglio da fare. Sono in zona rossa da 2 mesi. I miei migliori amici sono solo Netflix, Drama Cool Vicky e i BTS, ovvio. Ah, ragazze, una cosa, avete sentito la nuova canzone dei BTS, Film Out? Ma solo a me sembra che sia una canzone di addio da parte di Jin, perché è sempre lì da solo che guarda tutti, come se appunto sa che se ne deve andare, quindi il suo, sì, mi sembra il suo saluto. Vabbè, e niente. Proviamoli, dai, ragazze! Questi prodotti io li ho visti in alcuni video dei Persi in Corea e di Marco Seoul Mafia, che saluto, sono una vostra fan, non vedo l'ora di venire in Corea e cercarvi. Ok, detta così sembra male, cioè non è che vengo in a stalker, no, 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 vengo e ci vediamo, dai. Ok, vabbè, sono una vostra fan. Niente, allora io direi di cominciare. Allora, io ho già un pochino aperto questo, però voglio provarlo con voi, voglio farvelo vedere. Non è quello che sembra, ragazze. Birichini, birichine. Allora, questo è un massaggiatore. Allora, vediamo, leggo con voi. Ah, tra l'altro, questi prodotti sono tutti. Li potete trovare tutti su Amazon. Io volevo anche prendere quello del sorriso che c'è in un video dei Persi in Corea, però purtroppo non so perché, ma la pagina non mi caricava la pagina. Sarebbe piaciuto perché qua, ragazze, c'è bisogno di sorridere vista la situazione. Vabbè, ma noi siamo ottimisti. E niente, allora, questo qui è un massaggiatore, una massaggiatore fatta per il viso, per il corpo. Qua dice che puoi massaggiarti, vabbè, la faccia, il collo, il seno. Ah, sì, è vero, il seno, le gambe e la pancetta e le braccia. È come se guardate, schiaccia proprio la pelle, la comprime e poi va su giù, su giù, su giù. Oh. Aia, fa un po' male, eh? Non è proprio un massaggio, una cosa rilassante. Ah. Ah, qui c'è scritto che promuove il metabolismo, la circolazione della pelle addirittura. Mi sento adesso che l'ho provato un po' troppo, un po' sul viso, mi sento la pelle un po' provata, però magari col tempo diventerà più elastica, non lo so. Va bene. Ok, adesso passo a questo, ragazzi. Allora, voi sapete che ecco, in Corea, oh, ce ne sono, scusate, ce ne sono quattro. Comunque, in Corea va molto, cioè, tutti quanti devono avere il viso a V. Io non ce l'ho il viso a V perché, come potete vedere, io ho il viso quadratino. Che devo fare? Mia mamma mi ha fatto così. Questa è una maschera particolare che serve a sollevare il viso, quindi a fare la forma V. Come si usa? Allora, prendi questo, lo apri. Oh mio, ma come si usa? Aiuto! Penso di avere visto una cosa diversa nel video dei Persi in del Persi in Corea, perché vedevo che avevano una roba tipo filo. Questa è una cosa un po' diversa. Allora, sicuramente questa è la bocca, perché c'è l'immagine, quindi io devo fare così. Wow! Sento che tira molto qua, però no, non tira tanto all'insù. Io pensavo che tirasse all'insù per cercare di farla V. E invece, boh, che strano.
Ecco ragazze, sorry. Questa va messa prima di andare a letto. Aiuto, ce la fate a dormire con una cosa del genere? A parte le orecchie, che la maschera lì aggrappata che tira alle orecchie. Secondo me non ce la fate a dormire, non ce la fanno a dormire con questo coso nelle orecchie. Questa è la fotina, come potete vedere, la vi. Sono andata in bagno a toglierlo perché ovviamente abbiamo la maschera da provare. E questa maschera qui, allora, gli effetti sono che ti rivitalizza la pelle, cold skin temperature, quindi immagino che cambia la temperatura. Però prima di provare questa, scusate ragazzi, io vorrei provare questi, che sono dei cerotti per ridurre il gonfiore addominale. Anche questi cerotti vanno messi, tenuti 8 ore, quindi quando andate a letto ve ne mettete uno e poi ci dormite sopra. E purtroppo l'unica cosa negativa di questi cerotti è che le istruzioni, cioè è tutto scritto in coreano, non c'è neanche un'istruzione in inglese, quindi andiamo, come dire, a tentativi. Dentro ce ne sono 5 Belly Wing si chiama, ovviamente io vi lascio il link in descrizione ragazze, così se volete provarli. Io non credo che con una seduta magicamente la mia pancia, il mio giro vita diminuisce, secondo me oltre questo va integrato a una dieta, dell'esercizio fisico, non penso sia miracoloso. Come potete vedere, fatto così, io adesso provo a mettermi, ok, vedete? Intanto ne tiro via un po' di pezzettini. Wow! Ah! Beh, cioè, allora, vabbè che io sono delicata come un... Ma come fosse come un fiorellino, però no. Ma guardate, cioè sì, ogni volta che cerco di tirar via un pezzo, sì. È tutto pieno di... si attacca, vabbè, da quello che sento, cioè solo una piccola parte sono riuscita ad attaccarlo, e non rilascia calore, non è che rilascia calore o... e non sento neanche che come una pressione, sento che appunto c'è qualcosa appiccicato alla mia pancia, ma non sento una particolare pressione o cose del genere. Come ripeto, questo va tenuto la notte, quindi gli effetti, cioè magari l'effetto, il rilascio è graduale. Io lo boccio perché appunto si distrugge, cioè tirate via e si distrugge tutto praticamente. Ok, passiamo a questa, che è la maschera. Questa qui dovete tenerla meno 40 minuti, cioè prima, come vedete, il gel. Adesso io provo a metterla, vado in bagno. Ah, ne ho messa solo un pezzettino perché volevo farvi vedere, non so se si vede, se si vede bene, vedete che ci sono dei buchi. Ecco, io anche lì ho provato a stenderla un pochino e si è subito rotta. E poi il profumo, cioè si sente che è una roba di plastica, di gomma, che ne so. Infatti c'è scritto Intense Care Rubber. E l'odore, me la tolgo subito, non mi piace. Sì, l'odore non è buonissimo. No, io direi di bocciarla. Io ragazze, quando ho comprato la scatola degli snacks coreani, se andate a vedere nell'ultimo video, dentro la scatola c'era una maschera al miele ed era in tessuto e mi era piaciuta tantissimo per parte che appunto non si distruggeva, è molto liquida, però l'odore, anche la pelle era molto fresca quando l'ho tolta. Questa invece la puzza. No,
bocciata, bocciata. Io direi di che questi due sono bocciati e invece 10 su 10 a questo che si incastra e alla maschera V. Siamo arrivati alla fine del video, ragazze. Io vi lascio appunto i link tutti i link nella descrizione in cui potete comprare se volete provare questi prodotti di bellezza coreani. Fatemi sapere, ragazze, se avete provato il cerotto dimagrante e nelle 8 ore che l'avete tenuto, poi dopo, cioè, non 8 ore, 5 volte, 8 per 5, perché ce ne sono 5 di cerotti, non so, provarci. Vediamo nel prossimo video. Commentate, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Ciao ragazze, ciao!